Meglio un ateo sincero che un credente ipocrita. Io mi sento così e non mi va di costruirmi una mia religione personale, quasi fossimo all'Ikea. Alla fine però non sono ateo, non posso definirmi credente, meno che mai cattolico, ma non mi sento né ateo né agnostico. Credo che il termine più adatto a me sia agnostico, cioè una persona che non sa quale sia il significato della parola Dio. Forse le cose cambieranno, forse, come dice Sant'Agostino, mi renderò conto di aver passato tutta la vita a cercare Dio fuori, mentre Lui era dentro di me. Forse la sfida è comprendere logicamente che ci sono domande alle quali non si può dare una risposta. Le si può accettare abbracciando il mistero della fede, oppure si possono rifiutare e affidarsi alla logica, ammettendo che Dio non esiste.